Buongiorno a tutti, eccovi qua sempre da Matteo Barberi. Oggi volevo passare questa piccola pillola formativa legata al sempre ovviamente al mondo, in questo caso Google, ma anche come lo strumento Google AdWords vorrei sfatare quel concetto di conto esclusivamente come strumento di advertising. Direi che Google e la sua grande potenzialità non la si ritrova non solo nel fatto di creare annunci e di gestire la parte di advertising, ma quello di essere uno strumento veramente utile per raffinare, giusto termine, raffinare le campagne di Google, ed è l'unico strumento in effetti di advertising che permette questo, e di, se utilizzato intelligentemente, di non andare a schiantarsi contro il muro. Io ho sempre detto una frase: se dovessimo ritornare noi all'età di 18 anni, quando abbiamo la patente, e il nostro padre ci dà, e non ho ancora fatto la patente, per quello mi dà in mano una Ferrari, avrei voluto, ma non è così, una Ferrari, io mi fa il pieno, io il rischio io di avere in mano una macchina come la Ferrari vuol dire 99% io vado contro il muro e ho speso qualche soldino della macchina. Google AdWords è di fatto lo stesso concetto, cioè è una macchina che, se usata non particolarmente con alcuna attenzione e dettaglio, c'è il rischio di fare un grande flop da un punto di vista economico, nello stesso tempo di non raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissato. Due aspetti che dovrete, a mio avviso, analizzare, no? Poi lo vedremo anche nel dettaglio nel corso di web marketing, ma il concetto qual è? Noi abbiamo delle parole chiave che attivano di fatto dell'annuncio, e nel momento in cui, se c'è l'annuncio, l'utente clicca, arriva alla nostra landing page, una pagina, dette pagine di destinazione, dove leggerà le info commerciali o la soluzione, e in questa pagina noi gli faremo fare un'operazione. Non è solo lettura, magari gli faremo fare un'azione di compilazione di una form, richiesta di informazioni, le cosiddette call to action. Ok, c'è un'azione all'interno di questa pagina web. Ma vediamo qual è il lavoro che noi dovremo fare nell'arco dell'utilizzo della campagna. Prima di tutto, noi dovremmo analizzare esattamente le parole usate dall'utente online che hanno attivato la parola chiave e di conseguenza l'annuncio. Google ha uno strumento molto carino che si chiama Dettagli, che si fa all'interno sia del totale delle parole chiavi o della singola pagina, dove noi vediamo esattamente come si è attivato l'annuncio, e di fatto è stato poi cliccato. Nel momento in cui, per esempio, uso parole chiave, vedremo la differenza tra parole chiave con versione inversa piuttosto che a frase o generiche, ok? Sicuramente, se partiamo all'inizio, cerchiamo di toglierci il concetto di parola generica, perché di fatto è per chi inizia, per certe tipologie di mercati, è molto deleteria e molto costosa. Meglio lavorare su parole a frase o, in questo caso, esatte, ok? All'inizio è meglio consigliarle a frase, cioè vuol dire, se io cerco una soluzione di learning, per cui la mia parola è piattaforma e-learning, ok? Io non metto generico, potrei mettere la frase, che vuol dire metterlo tra virgolette. In questo caso, chi cerca potrà mettere una keyword, una parola chiave, prima di piattaforma e dopo l'e-learning, però all'interno almeno c'è dentro piattaforma e-learning. E facciamo un altro esempio: se voglio utilizzare una parola conversione inversa, cioè non voglio che si attivi un annuncio se uno mi scrive piattaforma e-learning gratis, io metto gratis come parola o free come parola, diciamo, a conversione inversa, non si attiverà il mio annuncio, perché io non ho voglia, non ritengo che il mio target sia coloro che vogliono acquistare una soluzione gratuita. E questo poi lo vedremo nella analisi delle keyword. Però, fatto questo, vi capiterà, per esempio, di vedere come sono arrivate al vostro annuncio. Potrebbe
Facciamo sempre l'esempio della piattaforma e-learning, così è molto chiaro. In questa funzione, come ho detto, è una funzione di dettaglio all'interno della sezione keyword, voi troverete, per esempio, che l'utente ha scritto piattaforma e-learning cattolica. Ok? Voi vedete che quando andate a fare una prova e utilizzerete Google per dire cosa succede quando scrivo nel motore di ricerca piattaforma e-learning cattolica, uscirà subito anche il vostro annuncio, ma di fatto sotto negli organici c'è la piattaforma di learning dell'Università Cattolica. Allora, ragionando, a me cosa mi interessa da un punto di vista commerciale che l'utente ha cliccato? Perché l'utente ha visto piattaforme e-learning, sono talmente visibili, ha cliccato, ma la sua intenzione era andare a vedere la piattaforma della Cattolica, piuttosto che la piattaforma dei farmacisti.it piuttosto che altri. Io quelle parole cosa faccio? Escludo, 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 escludo e comincio a escludere, le metto a corrispondenza inversa in modo tale che quegli utenti non vedranno il mio annuncio e non mi cliccano, perché l'iperclick, come è definito, è molto elevato. Però se una quel click mi costa un euro, signori, se tutta l'analisi lo faccio con corretti, sono centinaia di euro che io risparmio. E del mio target è profilato, per quello anche il tasso di conversione è molto più alto. E consideriamo anche un CTR molto più alto. CTR più alto, quality score delle mie parole più alto. È una banalità. Io ve lo posso dire, qualche corsettino di Google agli anni or sono avevo fatto e faccio tuttora molte attività formative, molte volte questa piccola analisi puramente, diciamo, anche di marketing strategico, alcune volte non mi è stata neanche detta. Io ve la voglio usare perché usatela. Cioè, Google è un ottimo strumento, ma cercate anche di leggere i dati che vi dice Google, perché se no tanti click, io sono un soggetto e una persona che dico: a me i click me ne interessa una mazza. Cioè, a me interessa che quei click, anche meno click, con meno impression, ma che di fatto mi portino un contatto, un lead, perché la mia policy è ottenere magari una demo e quella demo venga richiesta da qualcuno che è interessato, non qualcuno che ha cliccato per sbaglio. E vi ripeto, il tasso di click anche nelle demo, il tasso di sbaglio è notevole. Io quel notevole lo pago, ma se riesco ad abbassare la percentuale d'errore, siamo tutti abbastanza contenti. Altro dato sempre di Google. Google ci permette, nella funzione dimensione delle campagne, che poi vedremo o avete l'occasione di guardare, ci dice quali dati. Ci dice tutto da, io posso selezionare nello specifico da quale città quella parola chiave ha attivato la parola chiave. Vedo le città dove hanno fatto più click, per quello so che a Roma ha fatto partire con quella parola chiave. Io ho attivato l'annuncio e anche qui ho un grande dato che capisce qual è il mio mercato di interesse. Ho anche quelle città che hanno un CTR più scarso. Però potrei anche eliminare delle città nella mia campagna, cioè nelle impostazioni della campagna, perché magari Roma è tante visualizzazioni ma pochi click. Allora ragioniamo. È l'annuncio? Non si sa. Proviamolo. È il fatto che quella città cliccano ma non sono interessati perché arrivano? Questo è un'analisi. Oltre che all'analisi geografica, vi consiglio di utilizzare il filtro, in questo caso il filtro del tempo, ok? Tempo, cioè inteso in quale arco della giornata avviene nella fascia oraria maggiormente i click e le conversioni, cioè il CTR con la maggiore conversione CTR, o filtrate per settimana. Sapete che lunedì ci sono tanti click ma poche ma un rapporto CTR molto basso? Forse potremmo impostare anche la campagna nelle modifiche di scegliere dove far visualizzare gli annunci piuttosto in quell'ora piuttosto che in quelle giornate. Ok, questo è razionalizzare l'account, per cui io razionalizzando l'account posso ottenere che cosa? Un CTR più alto. La differenza è il CTR alto, perché un CTR alto fa spendere meno al cosiddetto
utenti, perché su 100 click io ho 10 persone che cliccano, ma di queste 10 persone le ho anche profilate, perché sono riuscito anche a capire che quella parola chiave che hanno usato, forse quei 10 faranno un'operazione, cioè una conversione, arriveranno nel mio sito, io potrò continuare a razionalizzare il mio account. Ecco perché questa informazione può essere molto utile, perché usare Google e mettere solo l'annuncio, come molte volte viene scritto, apre l'account in 5 minuti. Sì, è vero, l'account apre in 5 minuti di Google, ma Google impegna una persona almeno 1 o 2 volte alla settimana, in base sempre al budget che viene messo a disposizione. Io personalmente voglio far formazione agli utenti, perché non è così facile capire, andare a analizzare, però se so dove andare a vedere, vedo e faccio delle variabili. Le stesse annunci posso capire che alcuni sono più performanti e meno performanti. Cosa facciamo? Ok. Creiamo una nuova landing page, creiamo una nuova pagina, allora diamo lo strumento in mano al personale per fare questa operazione, diciamo di migliorare sostanzialmente il mio obiettivo nel raggiungere la massima razionalizzazione dell'account, perché un account di Google non è che si attiva e si lascia, si guardano le parole, se funzionano, gli annunci, quali annunci vengono visti, le landing page si rifanno, si rivedono. È un lavoro impegnativo che, se fatto bene, dà dei risultati. E la differenza tra chi apre un account e lo lascia vivere e morire da solo e chi pensa che è uno strumento ottimo per fare business e guadagnare. Per quello ci vediamo al corso di web marketing il 17 luglio. Qui sotto troverete anche un link interessante per visionare tutti i video, ok? E tutti i video legati al mondo del web marketing con delle piccole, diciamo, pillole formative che vi possono aiutare nell'utilizzare al meglio gli strumenti. E per adesso, buona giornata e buona estate a tutti voi.